Allora, a Rivello si è appena tenuto il Consiglio Comunale, un confronto tra maggioranza e minoranza sui fatti avvenuti e la minoranza ha chiesto di stralciare il contratto con la ditta che gestisce la mensa scolastica delle scuole di Rivello. Bene. La maggioranza ha deciso di non toccare quel contratto, di salvaguardare il lavoro che ha fatto questa ditta e la maggioranza, nel caso specifico, non è entrata minimamente nei pensieri della maggior parte delle famiglie che stanno mandando i bambini, i ragazzi e le ragazze a scuola con il panino. Questo è un esercizio di sordità, non di democrazia, è un esercizio di arroganza assoluta. Dunque, per chi segue l'Eco di Basilicata e siete sempre di più, vi voglio raccontare in 2 secondi i fatti avvenuti. Dunque, 2 anni fa il sottoscritto mise le mani nell'immondizia davanti alla mensa scolastica e trovò buste di plastica che riferivano che il cibo consumato a scuola era vitellone e non vitello come previsto dalla tabella dell'ASP. Bene, la differenza tra vitellone e vitello è enorme perché il vitellone è un animale vecchio, per giunta arrivava dalla Polonia. Invece il vitello è un animale giovane, pieno di proteine, di vitamine, di quello che serve ai ragazzi in formazione. Denunciai il fatto e c'è il processo che si sta consumando. Bene, a distanza di un anno l'attuale minoranza ha fatto ricerche, ha denunciato, sono arrivati in Assi e hanno trovato 85 kg di carne senza etichetta nella mensa scolastica, pronta per le bocche dei bambini. Qualunque padre che va a comprare la carne in qualunque macelleria d'Italia vuol vedere l'etichetta. Nella mensa scolastica di Rivello no, si può accettare con tutta tranquillità la carne e il sindaco addirittura dice che non è niente di grave. Significa che il sindaco è sordo. Questo non è il sindaco di una comunità, questo è un uomo sordo che prima o poi, ovviamente, con le sue mani scaverà la sua stessa fossa da un punto di vista ovviamente politico. Ora ci sono le mamme che protestano e sono la maggior parte perché, uno, la ditta è stata trovata con 85 kg di carne là dentro senza etichettatura. Due, circa un quintale tra pomodori, arance, frutta, formaggio che era in fermentazione. Per il sindaco, che è pure veterinario, dice: ma sì, la fermentazione, dopo tutto che è, ma a casa sua si mangiano i cibi che fermentano. Questo non voler entrare nel merito e questa chiusura a riccio di questa amministrazione fa comprendere quanto i problemi della comunità siano distanti da chi esercita il potere decisionale. Io mi auguro che da oggi le mamme non perdano coraggio, che fino a giugno continuino il loro atto di protesta e che dagli alimenti per i figli passino ad analizzare cose gravissime che avvengono nei nostri comuni, le gare d'appalto su tutti i settori, gli affidamenti degli incarichi diretti sotto i 40.000 euro, cioè che la Valle del Noce, che il Sinni, che l'Alta Calabria, dovunque arriva questa televisione, possa seminare cittadinanza attiva, agguerrita, seria, disciplinata ed educata, ma attiva. Allora, signora, com'è andata? Malissimo, è andata malissimo. Speravamo veramente con tutto il cuore in questo consiglio comunale, speravamo di essere presi in considerazione perché poi non è vero che la maggioranza dei bambini mangiano a mensa, ma dai nostri dati è tutto il contrario. E comunque, anche se fosse solo una minoranza, pensavo che potevamo essere presi in considerazione. E invece, da quando è emerso, si vede proprio che non c'è la volontà di venirci incontro. Comunque poco male, perché tanto chi è convinto come noi, chi come me personalmente non ha più fiducia in questa ditta, continuerà a non far mangiare i propri figli a mensa, ognuno nella propria libertà, ci mancherebbe altro. Ecco, cosa si può fare per il futuro? Nel senso che a giugno non ci, questa ditta comunque in ogni caso si azzera la situazione. Ecco, voi cittadini, voi mamme, cosa potreste fare in prospettiva di questa nuova gara? Quindi nuovi soggetti, nuove aziende, nuovi ristoratori, no? Si è parlato anche della possibilità che ci potessero essere ristoratori locali. Sarebbe interessante questo aspetto se si cominciasse a parlare
di, come avviene in altri luoghi, di alimenti a chilometro zero, ecco, qui sarebbe sicuramente positivo. Certo. Io mi auguro che si faccia qualcosa appunto in questo senso, e soprattutto io opterei più per il ristoratore locale, perché concordo benissimo, molto con quello che ha detto l'avvocato Altieri in consiglio, che un ristoratore locale non ci tiene e quindi non metterà mai a repentaglio la propria immagine fornendo cibi magari scadenti o quant'altro, insomma. Quindi sarebbe una garanzia già quello, concordo appieno con quello che ha detto l'avvocato in consiglio. E tra l'altro questa realtà già è concreta a Nemoli e a Trecchina. Esatto, quindi esatto, Nemoli e Trecchina appunto sono già due realtà vicine a noi e le mense funzionano benissimo, perché poi ci conosciamo un poco tutti, quindi anche scambiando opinioni con mamme di Nemoli, con mamme di Trecchina, si evince proprio questo, che la mensa funziona benissimo, i bambini mangiano benissimo e sono tutti tranquilli. E in più, questo è una cosa importante a mio avviso, facendo lavorare la gente del posto si dà la possibilità a questo paese di crescere, perché si incentiva appunto l'economia locale. E quale soluzione migliore? Ma per tutti, quale soluzione migliore se non questa? Poter far lavorare la gente del posto, visto che siamo in condizioni veramente pietose da tutti i punti di vista. Allora Francesco, un papà, tante mamme, ma anche i papà ovviamente. Certo, noi siamo arrabbiatissimi della decisione presa dalla maggioranza, perché in questo mese, diciamo, c'è un disagio sociale e psicologico sia dei genitori che di tutti i bambini che stanno soffrendo questa situazione, perché non avendo la garanzia di poterli farli mangiare a scuola, io da padre sono costretto a fare 4 viaggi al giorno per andarlo a prendere. Mio figlio ha 3 anni e mezzo, quindi non può mangiare il panino, andarlo a prendere, portarlo a casa, eccetera eccetera. Fortunatamente come genitori siamo stati capaci di non fargli capire nulla, eccetera, altrimenti, diciamo, i bambini, noi parliamo di bambini che in questa età, diciamo, assimilano tutto e potrebbero portargli anche disturbi, oltre a questo fatto, diciamo, che comunque il disturbo alimentare arriva dopo, e quindi anche danni, diciamo, fisici, sia psicologici che fisici. Ci aspettavamo dall'amministrazione, dopo tantissimi solleciti, diciamo, lettere, abbiamo fatto un comitato genitori, abbiamo chiesto aiuto un po' a tutti, abbiamo cercato di sensibilizzarli il più possibile, ma purtroppo, come da quello che notate, siamo costretti almeno fino a fine anno scolastico di non far mangiare più i nostri figli a scuola. Un'ultimissima domanda, un'autocritica, è venuta fuori anche nell'altro incontro, in effetti, ecco, forse ci sarebbe stato più bisogno di una maggiore partecipazione da parte dei genitori, da parte delle famiglie. Ricordiamo proprio Ulderico Pesce, già l'anno scorso evidenziava questo aspetto, poi alla fine la cosa è finita così e adesso si è ripartiti. Certo, sicuramente questa è una cosa che si sta pensando di fare, capite bene che ci vuole l'aiuto dell'amministrazione. Infatti dopo mi sembra un paio di riunioni, stesso l'amministrazione aveva chiesto di creare un comitato mensa. Però sinceramente non sappiamo il motivo perché dopo la prima seduta non si è proceduto a farlo, perché noi avevamo l'intenzione di andare a controllare, così già dal giorno dopo avevamo fatto mangiare, portavamo i nostri figli a mangiare con questa sicurezza in più, perché capite bene, dopo la seconda volta non riusciamo più a fidarci, sinceramente, diciamo, perché come voltiamo le spalle lui ci rifila. Ecco, in conclusione, davvero noi notavamo nell'altra riunione, nell'altro incontro, anche un po' una spirale, per certi versi anche un po' pericolosa, c'eri anche tu sicuramente, ricorderai un po' anche qualche polemica con gli addetti ai lavori, con le cuoche che erano, ecco, nella stessa mensa. Chiaramente questa cosa diciamo, può essere un po' anche pericolosa, perché a quel punto si crea un clima di sfiducia terribile. No, noi abbiamo valutato, diciamo, insieme agli altri genitori, non abbiamo sfiducia nei cuochi, diciamo, negli addetti al lavoro. Noi ci fidiamo ciecamente, li hanno fatti mangiare da 20 anni, 30 anni, anche a me hanno fatto mangiare, perché sono persone con esperienza, eccetera, e non è mai successo nulla. Quindi questo
questo lavoro viene svolto scrupolosamente, diciamo, dagli addetti al lavoro, quindi su questo noi abbiamo pienamente fiducia. E che purtroppo, diciamo, a volte si verificano situazioni che pure loro sono un pochettino imbarazzati e quindi, diciamo, non si procede ulteriormente, ma li capiamo benissimo, diciamo. Lasciamo proprio ad Ulderico un po' la chiosa finale, anche alla luce di delle cose che abbiamo ascoltato in questi minuti. Ma io credo che oggettivamente il movimento che sta nascendo a Rivello, delle mamme, che loro chiedono una cosa molto semplice: visto che in un ristorante pubblico dove pagano sono stati trovati 85 kg di carne senza etichetta, chiedono semplicemente di strappare il contratto e nominare un'altra ditta, come prevede lo stesso contratto. Bene, questo movimento è importante per il futuro della nostra area, perché se queste mamme, e sono la maggior parte delle mamme di Rivello, dalla carne per i propri figli passano ad essere cittadini attivi su tutto ciò che ci circonda, significa che la nostra valle, e piano piano la Sinnica, l'Alta Calabria, la Bassa Campania, dove arriva l'eco di Basilicata, la riformuliamo con educazione, fermezza e civiltà. E Colderica, abbiamo visto davvero in conclusione è un brillantinio nei tuoi occhi quando parlavamo del chilometro zero degli alimenti. È molto importante, anzi va dato atto al sindaco di Nemoli, Mimmo Carlomagno, al sindaco di Trecchina, Ludovico Iannotti, di essere nella maniera più assoluta all'avanguardia, perché loro dicono: io devo tutelare i miei figli, i cittadini del mio paese. Pertanto che cosa fanno? A Nemoli e a Trecchina nominano un ristorante locale. Mimì della Quiete cucina a Trecchina e l'Orchidea cucina a Nemoli. Questi imprenditori, figuracci, non ne vogliono fare, perché ci sono i paesani stessi che mangiano, e i figli vanno a dire poi che no, non si è mangiato bene oggi, e allora la sera perde clienti. Pertanto su persone serie per bene alimentano l'occupazione, e addirittura nasce un indotto, perché se a Trecchina e a Nemoli fanno il pane, la ditta è costretta a comprare il pane a Nemoli e a Trecchina, e la carne sono costrette a comprarla a Rivello. Pertanto l'imprenditore, il macellaio, il panettiere, il fruttivendolo riesce a vivere meglio e magari a mettersi una persona vicino, e significa che il suo reddito aumenta e i posti di lavoro aumentano in un piccolo paese. Questo deve arrivare anche a Rivello, e questo comitato è un comitato che ha una natura di semplice difesa dei propri figli, ma ha una natura politica straordinaria, politica non di difesa della minoranza, cioè sono un gruppo di mamme che hanno cervello, cuore, passione, che si informano, che non vogliono essere schiavi, che non vogliono dipendere dalle briciole degli amministratori, ma che vogliono per loro stesse e per i propri figli un destino diverso, strutturato su meriti, su dignità, su civiltà, su avanguardia. Io spero che questo nucleo di mamme, che sono la maggior parte delle mamme, si estenda a tutta l'area per fare un'area totalmente diversa di come la vediamo oggi.